La voce 24 News. Italia, rincari benzina e gasolio. Codacons lancia l'allarme, stangata da 3,9 miliardi sulle tasche degli italiani. Campania. Parte in Campania il concorsone unico, la prima procedura di questo tipo della regione che vede l'ASL Salerno capofila. Cilento. Pierlo sulla Cilentana, basta alle fake news. Se ne faccia una ragione chi è stato al governo 3 anni negli ultimi 5, portando poco o nulla alla nostra regione, in particolare al Cilento. Torraca. Nasce il museo di Biagio Mercadante. Oggi 23 febbraio alle ore 10:30, nella sede municipale del comune di Torraca viene firmata, con rilievo pubblico. Poderia. Sarà presentato domani 24 gennaio alle ore 18, presso la Casa Canonica di Poderia di Celle di Bulgheria, il primo corso gratuito di esperto viticoltore, tecnico della conduzione del vigneto e della vinificazione. Lucania. Si è tenuta a Sant'Angelo le Fratte una vera e propria adunata poetica, incentrata sulle diverse declinazioni del sentimento più nobile. Italia. Rincari benzina e gasolio. Codacons lancia l'allarme. Stangata da 3,9 miliardi sulle tasche degli italiani. I rincari dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa registrati nelle ultime settimane equivalgono ad una stangata da complessivi 3,9 miliardi di euro su base annua sulle tasche degli italiani, solo a titolo di maggiori costi di rifornimento. Un pieno di benzina costa quasi 5 euro in più rispetto a inizio anno, mentre per il diesel si spendono 5,5 euro in più, spiega il presidente Carlo Rienzi. Se i prezzi dei carburanti dovessero rimanere a questi livelli, si tratterebbe di una stangata annua da circa 3,9 miliardi di euro a carico delle famiglie italiane solo a titolo di maggiori costi di rifornimento. A tali somme andrebbero poi aggiunti gli effetti indiretti del caro benzina, a partire dai rincari dei prezzi dei prodotti trasportati, in primis gli alimentari, che come noto risentono dei maggiori costi di trasporto. Ci chiediamo cosa ne pensi il governo e se non intenda intervenire per evitare nuovi record dei listini alla pompa che avrebbero effetti pesantissimi per la nostra economia, conclude Rienzi. Campania News. Campania. Parte in Campania il concorsone unico, la prima procedura di questo tipo della regione che vede l'ASL Salerno capofila. Il concorso mira a reclutare 363 dirigenti medici tramite avviso unico, il cui iter è partito poche settimane fa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 15 quarta serie del 20 febbraio 2024. Nelle scorse settimane le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere regionali hanno stimato direttamente il proprio fabbisogno. Su queste, poi, l'ASL Salerno, in qualità di azienda capofila individuata dalla Regione Campania, ha avviato le procedure per il concorsone regionale. L'obiettivo è quello di realizzare una graduatoria unica regionale da cui poi, una volta assunti i medici, tutte le aziende potranno attingere per le esigenze future. La funzionalità di un concorso regionale è anche dettata dalla necessità di evitare il turnover e il tasso di licenziamenti volontari molto alto per la disciplina, di ridurre la frammentazione delle procedure e di garantire le sedi di pronto soccorso più periferiche e disagiate della Campania, meno attrattive rispetto ai grandi centri della regione. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito della Regione Campania e della ASL Salerno. Cilento, Salerno. Sulla conclusione dei lavori di messa in sicurezza del viadotto Acquarulo della SS Cilentana, tra Ceraso e Vallo della Lucania, sto leggendo di tutto e di più. Continuano le fake news messe in circolazione da veri e propri maestri della gufata. Ho personalmente parlato con i responsabili dei lavori e ho avuto rassicurazioni in merito alla tempistica. Lo dichiara il deputato della Lega Attilio Pierro, in merito ai lavori sulla strada statale cilentana. Se ne faccia una ragione chi è stato al governo 3 anni negli ultimi 5, portando poco o nulla alla nostra regione, in particolare al Cilento, e la smetta con le continue bufale, purtroppo sempre più un marchio di fabbrica per certi politicanti di sinistra. Il senatore Franco Castiello era intervenuto sullo stato dei lavori evidenziando che poiché si prevede una perforazione al giorno, è di intuitiva evidenza che sarà ben difficile che la riapertura della strada potrà avvenire entro Pasqua. Aveva aggiunto inoltre,
In ogni caso dipende molto dalle condizioni meteorologiche. Essendo lavori a cielo aperto, in caso di pioggia i lavori saranno necessariamente sospesi e il termine di ultimazione prorogato. Naturalmente tutti ci auguriamo che il bel tempo di questi giorni si mantenga stabile e che i lavori procedano con la massima alacrità, favorendo i flussi turistici nelle vacanze pasquali e la ripresa dell'attività turistica che ha bisogno di rilancio dopo la critica performance della scorsa stagione estiva. Torraca, Salerno. Nasce il museo di Biagio Mercadante. Oggi 23 febbraio alle ore 10:30, nella sede municipale del comune di Torraca viene firmata, con rilievo pubblico, la convenzione approvata con delibera di giunta numero 12 del 29 gennaio 2024 per la realizzazione del museo Biagio Mercadante nel castello baronale Palamolla in Torraca, progetto distrettuale ideato dal Rotary e Club Film e Friends in sinergia con il comune di Torraca, beneficiario della donazione e gestore del nascente museo, con il sostegno finanziario della Fondazione Rotary e con il sostegno finanziario della Fondazione Pietro De Luca con sede in Torre Orsaia, nella qualità di cofondatrice del museo. L'apertura del nascente museo Biagio Mercadante è stata programmata per il 12 maggio 2024 in occasione dell'anniversario della nascita dell'illustre maestro, avvenuta in Torraca il 12 maggio 1892. Poderia, Salerno. Sarà presentato domani 24 gennaio alle ore 18, presso la Casa Canonica di Poderia di Celle di Bulgheria, il primo corso gratuito di esperto viticoltore, tecnico della conduzione del vigneto e della vinificazione. Saranno presenti i responsabili del corso Claudio Aprea e Simone Lavecchia. Responsabile del progetto GOL e del corso, Francesco Pepe, presidente della Proloco Monte Bulgheria, e tutti i partecipanti al suddetto corso, modera l'evento il socio della Proloco Monte Bulgheria, Angelo Carelli. Ai partecipanti sarà spiegato la modalità e tutto quello che consiste lo svolgimento del percorso formativo. All'evento di sabato la partecipazione è possibile a tutti gli interessati, anche perché si valuterà la fattibilità di un ulteriore corso da tenersi subito dopo la chiusura del primo. Basilicata News. Lucania, Potenza. Questo amore, così violento, così tenero, così fragile, così disperato. Con questo titolo, si è tenuta a Sant'Angelo le Fratte una vera e propria adunata poetica, incentrata sulle diverse declinazioni del sentimento più nobile. Il fine che la Universum persegue è fare cultura, ha spiegato la professoressa Novella Capoluongo, organizzatrice della serata. Così non ho voluto organizzare un reading che fosse autoreferenziale, ma una lettura di autori che, forse, qualcuno del pubblico non conosceva. Alcuni tra noi hanno letto anche due o tre delle loro poesie. Il pubblico e il sindaco Laurino hanno mostrato di apprezzare molto l'iniziativa e quest'ultimo ci ha chiesto di valutare l'opportunità di fissare un giorno con cadenza mensile, ad esempio un lunedì letterario, da svolgere nella biblioteca di Sant'Angelo. La cosa sarà definita nei prossimi giorni. Poi eventualmente l'organizzazione della Giornata Mondiale dell'Arte. La voce del Meridione, una voce libera.